Finisce 1-0 la sfida tra il Latina e il Catanzaro. Ivan, il Catanzaro dimostra di affrontare le difficoltà, difficoltà della vigilia. Un Catanzaro coriace, un Catanzaro che impone la legge della prima della classe e vince 1-0. Tutto sommato non faticando, anzi. Che mi dici? È stata una partita molto sofferta, dobbiamo dirlo. È vero che il Latina non ha mai tirato in porta praticamente, però diciamo è stata una partita dura. Il Catanzaro non è stato quello solito, no? Soprattutto nel secondo tempo non riusciva a tenere la palla, non riusciva a ripartire. Il Latina per larghi tratti del secondo tempo ha messo in difficoltà i giallorossi, che erano passati in vantaggio nel primo tempo con un bellissimo gol di Biasci. Hanno avuto varie occasioni anche per raddoppiare, ma è sempre mancato probabilmente l'ultimo passaggio oggi, no? Un po' di frenesia, è dovuto probabilmente anche alle assenze. L'assetto della squadra era abbastanza nuovo, viste le assenze di tanti giocatori a centrocampo, visto che ha giocato Cinelli al posto di Sounas e di Bombaggi, che non potevano ricoprire il solito ruolo di tre quarti. C'era il rientro di Situm dopo un periodo lungo di inattività, ha giocato per quasi 60 minuti abbastanza bene, ma chiaramente non ha ancora la forma per dei giorni migliori. Anche Ghion rientrava dopo l'influenza della settimana scorsa. Diciamo nel secondo tempo il Catanzaro ha stretto molto i denti, è diventata una partita molto nervosa, tanti falli anche abbastanza pesanti da parte dei giocatori del Latina, l'arbitro ha sventolato tanti cartellini gialli finché poi il Latina negli ultimi 5 minuti non è rimasto anche in 10 uomini e il Catanzaro è riuscito a portare in porto il risultato. Quindi Ivan, ripeto e ribadisco, un Catanzaro che impone la legge della prima della classe. Adesso domani sera c'è un Crotone che insegue, c'è un Crotone Pescara, quindi la seconda contro la terza. Ovviamente la speranza è di consolidare a questo punto il nostro primato in classifica, magari rosicchiare qualche punto in più e da qui in poi, ecco, le prossime giornate di campionato ancora di più rafforzare il nostro primato. Come la vedi? Cosa prevedi da qui a un mese e mezzo? Ma io ovviamente fare previsioni è difficile, siamo anche un po' scaramantici, no? Lo sappiamo. Esatto. Devo dire che il prossimo mese sarà secondo me decisivo, nel senso che il Catanzaro nelle prossime 4 partite ne giocherà 3 in casa e avrà la trasferta di Messina, che è l'ultima della classe, mentre il Crotone viceversa giocherà 3 partite in trasferta e ha domani sera lo scontro contro il Pescara, che è comunque la terza forza del campionato. Sarà interessante capire se in questo mese il Catanzaro riuscirà a mettere qualche altro punto di distacco sul Crotone. A quel punto davvero il cammino verso la B diventerebbe sicuramente più semplice. Viceversa, se il Crotone riuscisse a tenere il passo del Catanzaro, sarà un testa a testa fino alla fine entusiasmante. Io voglio spendere 2 parole per questi ragazzi, perché poi parliamo un po' di tecnica, un po' di tifosi, ma non parliamo mai dei calciatori, no? Oggi è stato bellissimo a fine partita vedere tutti i ragazzi maglia giallorossa venire sotto la curva, alcuni hanno lanciato le magliette, alcuni hanno lanciato dei cori verso i tifosi, insomma è bella questa saldatura tra la società. Abbiamo visto il presidente Noto saltellare, esatto, mentre attraversava il campo. Saldatura, società, calciatori, tifoseria, che è è l'antipasto per conquistare traguardi importanti. Poi se domani sera arrivasse un regalo dal Pescara saremmo tutti più contenti. Non ci contiamo molto, il Crotone si sta rinforzando, sta operando sul mercato per provare a raggiungere il Catanzaro. Non sarà facile, visto che questi giallorossi continuano a vincere. Mi piace sottolineare che il Catanzaro spumeggiante, il Luna Park come l'abbiamo chiamato, del girone d'andata, nelle ultime 4 partite si è trasformato in una macchina da 1-0, no? E a noi va bene così, perché vuol dire così, che questa squadra sa anche soffrire, sa vincere quando è necessario vincere in maniera larga, ma sa anche soffrire quando le partite sono difficili. Hai detto tutto, Ivan, e con questo vi lasciamo. Ci vediamo sabato? Sabato. Ci vediamo domenica, insomma il fine settimana prossima giocheremo contro il Cerignola, quindi un avversario ostico. Speriamo di continuare a vincere in casa e con questo vi salutiamo, vi auguriamo una buona serata, una bellissima domenica, forza Catanzaro, e vi rimandiamo agli approfondimenti in serata di uscatanzaro.net. Ciao a tutti e forza Catanzaro ancora.